chiuderei con la parte relativa all'immigrazione. Chiamerei l'avvocato Lucio Barletta a relazionare su alcuni documenti che lui ci ha segnalato. Io adesso vi parlerò di tre argomenti che vanno a braccetto con l'attività legale, cioè l'attività che fanno gli avvocati. Un'attività intanto di proposta e di studio, poi c'è anche l'attività chiaramente di sportello, che facciamo chiaramente facendo orientamento. E poi c'è un'attività, quella più propriamente legale, insomma, che facciamo nelle aule dei tribunali. Quindi i tre argomenti andranno a braccetto con queste tre nostre attività che abbiamo il privilegio di fare e che anche gli utenti hanno il privilegio di poter usufruire. Intanto diamo la notizia che la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha accettato e ha approvato un testo di legge che diciamo, finalmente dà la possibilità ai cittadini nati in Italia, ai bambini nati in Italia, di avere la cittadinanza. Il famoso Ius Soli, che tanto abbiamo fatto questo battage pubblicitario per anni, insomma, è arrivato finalmente a destinazione. E quindi questo testo dà questa possibilità, uniformandosi con paesi diciamo, come la Francia, come l'Inghilterra, insomma con i paesi, insomma la Francia forse è stata la prima, la grandeur francese napoleonica già dava questa possibilità, insomma noi siamo arrivati adesso, ed è un momento molto importante in quanto diciamo, finalmente c'è una certezza, cioè chi nasce in Italia può avere direttamente la cittadinanza italiana. Chiaramente la legge pone delle piccole, diciamo, piccoli paracaduti, quali ad esempio che almeno uno dei genitori deve avere almeno il permesso di soggiorno per soggiornare di lungo periodo. Ormai si chiama così, a me non piace, però era la vecchia carta di soggiorno, io la chiamo carta di soggiorno perché sono molto démodé. Quindi almeno uno dei genitori deve avere il permesso di soggiorno per soggiornare di lungo periodo. E inoltre è passato anche quello che abbiamo ricordato, quando abbiamo fatto anche i 60 anni della Will, abbiamo fatto questa relazione, abbiamo portato avanti la parola anche lì, ce la siamo inventata, lo Ius Culturae, che era quella per la quale chi. Anche i bambini che arrivano dopo 12 anni in Italia, che riescono a fare un corso di studi regolare, almeno 5 anni, anche questi bambini riescono ad avere la cittadinanza italiana. Ci stanno altri casi, chiaramente, rimane fermo la cittadinanza per residenza, quello la sappiamo, insomma, ne abbiamo parlato altre volte, insomma, con la continuità del lavoro, la continuità anche della residenza, chiaramente non ci devono essere dei buchi. E chiaramente poi ci sono delle norme che, diciamo, per quanto riguarda coloro che hanno l'asilo politico, riducono gli anni di residenza. Quindi questo è il primo argomento molto concreto, diciamo, ed è una, diciamo, una vittoria che abbiamo ottenuto, diciamo, nei convegni, nelle riunioni istituzionali, sedi istituzionali che abbiamo fatto. Questo dell'asilo, invece, è un problema che sta diventando il problema di un'emergenza umanitaria talmente grande, che sta invece intasando, a parte le nazioni in genere, con movimenti di milioni di persone, chiaramente di conseguenza le nostre sedi. Quindi lì c'è un lavoro di consulenza, di orientamento che facciamo quotidianamente, sia con gli operatori sia con insomma, i legali, e chiaramente ha portato a cominciare a muoversi su questo campo. Devo dire che l'Italia sul discorso asilo e status rifugiato
non è mai decollata, in quanto non ha intanto fatto alcuna legge al riguardo. Quindi, anzi, quando è intervenuta, diciamo, ha anche un po' confuso le acque, insomma, ha confuso i due istituti. Nel diritto internazionale, asilo e stato di rifugiato sono due istituti completamente diversi. L'asilo è la possibilità che uno Stato dà a un soggetto di stare nel proprio territorio, quindi è una discrezionalità mera che spinge sulla sovranità statale. Lo Stato rifugiato invece è un diritto soggettivo e anche oggettivo per certi versi, per i quali lo Stato è tenuto a dare la permanenza, la cittadinanza all'interno del proprio Stato in virtù di alcune condizioni che sono palesemente innegabili, come la possibilità di non poter esercitare le proprie prerogative dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista della fede politica, dal punto di vista della razza, della religione, e c'è anche possibilmente anche un pericolo, diciamo, per la propria incolumità. Quindi, mentre il diritto internazionale, diciamo, è abbastanza chiaro da questo punto di vista, l'Italia, diciamo, ha un po' zoppicato, e la giurisprudenza è venuta in soccorso con alcune pronunce che ha cercato, diciamo, di mettere ordine in questa confusione. Ricordo che peraltro in una normativa 523 del 2003, per richiedere l'istanza d'asilo, la legge dice: l'istanza d'asilo viene chiesta allo straniero allorquando dimostri di voler accedere alla Convenzione di Ginevra per lo stato di rifugiato, cioè confonde completamente le cose. Quindi la giurisprudenza si è trovata un po', diciamo, a dover entrare in questo argomento per cercare di, bene o male, di porre un certo ordine, e più o meno qualcosina ha fatto, diciamo. C'è stata una sentenza del Tribunale Ordinario di Roma proprio sul caso Ocalan, insomma, non so se vi ricordate, dove già cominciava a dire che secondo appunto la normativa il diritto di asilo è un diritto soggettivo perfetto. È intervenuto nel 97 una sentenza della Corte Costituzionale che dice: fa una diversificazione, e già lì si capisce le competenze per dirimere questioni del diritto d'asilo e stato di rifugiato vengono proprio diversificate. Quindi, per quanto riguarda lo status di rifugiato, è competente il giudice amministrativo; per quanto riguarda il diritto d'asilo, è competente il giudice ordinario. Quindi, l'anno dopo il Consiglio di Stato è entrato proprio, diciamo, ancora più nello specifico, dicendo appunto che seppur lo stato di rifugiato appartiene al genus dell'asilo, però chiaramente poi c'ha una sua specificità, perché appunto è quello, come abbiamo detto prima, di la possibilità, quindi discrezionalità totale dello Stato a riconoscere l'asilo politico a un soggetto, ma discrezionalità non totale per quanto riguarda lo Stato, e quindi limitazione della sovranità per quanto riguarda lo Stato di rifugiato politico, in quanto devono ricorrere determinate situazioni. Questo impianto, ho fatto questa piccola digressione italica esclusivamente per dire che attualmente l'Italia si trova in un coacervo di stati nel quale questo discorso di questa massa di persone sta cominciando a diventare un discorso preoccupante. Già dal 90 i 12 stati si misero d'accordo, fecero il primo accordo di Dublino, poi negli anni seguenti chiaramente sono state messe alcuni correttivi, è diventato Dublino 2, adesso è diventato Dublino 3, cercando di porre, diciamo, una governance a quelle che sono proprio le difficoltà di allocazione di queste persone.
Dublino 3 ha apportato delle modifiche per quanto riguarda il precedente Dublino 2, in quanto diciamo, già assicura ai minori una assistenza e quindi la possibilità che un soggetto, un rappresentante possa difendere quelli che sono i propri diritti. Ripeto, l'Italia in questa cosa, voglio dire, all'estero le idee sono più chiare. Per ritornare al discorso dell'asilo e dello stato di rifugiato, c'è una bellissima definizione di Dennis Allan, che è un esperto di immigrazione, che la ferma con due parole: l'asilo è uno spazio, il rifugiato è una persona. Cioè chiude proprio con una semplicità incredibile quello che poi è un problema che ancora ci crea delle difficoltà interpretative, diciamo. Quindi il discorso di Dublino 3 è, diciamo, attualmente una problematica che gli stati stanno vivendo con grande difficoltà, e soprattutto gli stati di prima provenienza, cioè come l'Italia e la Grecia. Perché? Perché Dublino 3, cioè il fondamento, il nocciolo di Dublino 3 è esclusivamente il fatto che un soggetto che entra in uno Stato, solo da quello Stato può chiedere l'asilo politico, solo in quello Stato. Chiaramente molti soggetti entrano in Italia per andare da altre parti e Dublino 3 diventa chiaramente una gabbia per noi, una gabbia molto pesante. Cosa succede? Succede che l'Italia ha usato anche in questi anni una furbizia, quella di non fotosegnalare le persone facendole passare per cercare di farli andare negli altri stati, ma gli altri stati questo gioco, che prima lo accettavano in maniera implicita, adesso con la grande massa di persone che sta arrivando chiaramente ha cominciato a mettere delle barriere e quindi sta saltando questo sistema di Dublino 3, sta saltando il gioco. Che cosa succede? Succede che chiaramente la Grecia, i paesi di prima accoglienza cercano di cambiare le regole e non ci riescono perché chiaramente non hanno forza contrattuale. E in questo è venuto in soccorso una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 2014 che apre uno spiraglio e quindi apre uno squarcio a questa rigidità, io direi anche teutonica, di Dublino 3, dicendo che in un caso di una famiglia che si trovava all'estero e chiaramente era transitata per l'Italia e aveva l'obbligo di ritornare in Italia, c'è stata la possibilità, da parte del collega, in quel caso svedese, di riconoscere una possibilità proprio a loro di non essere riallocati nel paese di prima provenienza, in quanto la situazione dei centri di accoglienza, che è una situazione abbastanza degradante, abbastanza anche difficile, poteva metterli, essendo anche loro una famiglia, li poteva mettere in grande difficoltà. Quindi apre uno squarcio che è riuscito, questa sentenza, poi chiaramente c'è anche l'attività politica, un'attività di lavoro anche diplomatico, di dare una nuova interpretazione di Dublino 3, alla quale sono corsi ai ripari con un nuovo semiregolamento che vi leggo perché in inglese io poi insomma allora relocation for applicants international protection. Quindi che con questo nuovo regolamento si è cercato di dare una elasticità alla rigidità di Dublino 3 mediante la possibilità
per alcuni personaggi, alcuni soggetti stranieri che vengono da alcuni paesi, come potrebbe essere lo Yemen, l'Eritrea, cioè la Siria, il Centro Africa, cioè paesi veramente con grandi difficoltà, la possibilità di essere riallocati allorquando loro chiedano di poter stare in un paese diverso da quello di prima accoglienza. Diciamo, le cose si stanno muovendo con molta calma, fermo restando che lì bisogna metterci le mani. Terzo e ultimo argomento, e finisco, è quello dei visti d'ingresso. Questa cosa di cui abbiamo parlato, cioè la grande massa di persone che sta arrivando, pone anche lo Stato italiano a mettere dei correttivi, a mettere, diciamo, delle barriere, seppur legittimamente peraltro. Quindi noi abbiamo, per esempio, il lavoro che facciamo abitualmente negli sportelli, quello di dare il nulla osta per esempio per i ricongiungimenti familiari. Questo è un grande argomento, perché il ricongiungimento familiare è una grande possibilità per lo straniero di portare delle persone all'interno del territorio nazionale. Il ricongiungimento familiare si ottiene con un nulla osta, noi facciamo queste domande, la maggior parte delle volte riusciamo. Che succede? Succede che il nulla osta viene spedito al soggetto che deve essere ricongiunto, quindi viene spedito all'estero, e la rappresentanza consolare fa un'ulteriore istruttoria per concedere il visto, e quindi ci stiamo trovando attualmente in questa piccola problematica. Infatti parlavamo tempo fa anche con il presidente De Santis proprio di coinvolgere le rappresentanze della UIL proprio all'estero, perché noi abbiamo il problema di farci firmare poi la delega o il mandato per poter chiaramente rappresentare queste persone. E oltretutto loro hanno problemi anche molte volte di farsi capire, sono persone anche, diciamo, meno abbienti. Quindi c'è questa difficoltà che sta nascendo adesso di un forte diniego di visti d'ingresso da parte delle autorità consolari. Stiamo intervenendo in questa cosa qua. Io vi parlo di due sentenze. La prima è quella del Tribunale di Torino, è una sentenza del Tribunale di Torino che riconosce al silenzio dell'ambasciata un inadempimento, e non solo, il Tribunale Ordinario di Torino ordina alla PA di dare il permesso di soggiorno, quindi diciamo è abbastanza particolare, e non solo, riconosce anche un risarcimento danni per questa mancata possibilità di accedere e quindi di risposta da parte del cittadino. La seconda sentenza è una sentenza mia che cito ogni tanto, ognuno si cita addosso, come dicono, e quindi questa è una sentenza con la quale abbiamo ottenuto un grande risultato, è il Tribunale Ordinario di Roma, con la quale, diciamo, anche il figlio maggiorenne può essere riconosciuto, può avere il riconoscimento di venire in Italia, allorquando si dimostri lo stato di indigenza del soggetto, si dimostri, ai sensi anche dell'articolo 28 del testo unico, quindi il diritto all'unità familiare, e soprattutto si dimostri il grave stato di salute, come nel caso in cui, insomma, il caso che abbiamo trattato. Allora, chiudo, e dico solo questo. Questo piccolo caso, insomma, che è capitato, insomma, di una certa signora Elisabeth Fasanando, è diventato, ecco, il nostro lavoro è proprio questo, cioè poi prendere questi piccoli casi, queste piccole situazioni, per farli diventare poi dei pilastri, diciamo, del diritto, e diciamo ridisegnare quella grammatica dei diritti che attualmente, diciamo, manca in una situazione che è in continuo divenire. Grazie.